benvenuti in questo nuovo video. Questa è la seconda parte del video che ho fatto, che è l'ultimo video che ho pubblicato, ovvero cose che non compro più, skincare e makeup edition. Vi lascerò la prima parte qua se volete andare a vederlo anche dopo questo video, non è che siano collegate o altro, è pur sempre una lista di cose. Quindi ripeto le stesse cose un po' del video che ho fatto prima, ovvero che vi parlerò di cose che io non compro più, o comunque sono cose che magari ho trovato una soluzione più eco-friendly, più sostenibile, cruelty free, anche perché io sono passata anche al cruelty free quando sono passata al zero waste, quindi non compro più prodotti di brand che non sono cruelty free. Niente, siccome non voglio far durare questo video 70 anni, iniziamo subito con il sapone. Allora, mi scuso per il disgustoso sapone che vi farò vedere, però ovviamente è stato benché usato. Allora, questo è un sapone viso che è stato fatto dalla mia futura cognata ed è fatto al carbone attivo, se non mi sbaglio. Sono almeno 3-4 mesi che lo sto usando, quindi cioè, capite che ho ancora un bel po' da usare e lo trovo meraviglioso. Quindi una delle cose che non compro più sono i detergenti viso, perché sì, nonostante io abbia usato dei bellissimi detergenti nella mia vita, sono sempre stati di brand non cruelty free e appunto vengono quasi sempre in plastica, quindi giustamente voglio evitare queste cose, quindi solido is better. Infatti anch'io per il shampoo uso il shampoo solido, uso anche il balsamo solido, anche il sapone per il corpo è solido, non uso niente di liquido, quindi sì, cioè, c'è più spazio nel mio bagno, c'è meno spreco di plastica e ovviamente le cose solide durano molto ma molto di più, ovviamente sono meravigliose se dovete andare in viaggio. Un'altra cosa che non compro più sono gli smalti e dovrò spiegarmi qua perché vi sto facendo vedere degli smalti e voi direte sì, però, sì. Allora, praticamente cosa voglio dire con non compro più gli smalti? La cosa che voglio dire è che io sono stata, a me piace tantissimo avere le mani curate, ok? Ma sono veramente incapace di prendermi cura delle mie mani. Quindi per un periodo ho fatto il semipermanente e andavo ovviamente dall'estetista. Il problema è che le mie unghie crescono molto 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 in fretta. Quindi io avrei avuto bisogno di andare ogni 2 settimane dall'estetista, questo significa andare 2 volte al mese, questo significa un botto de money. Quindi avevo deciso, beh, perché andare dall'estetista se posso magari prendermi io le cose tipo la lampada, tutti gli accessoretti per farmi la manicure, gli smalti, eccetera, eccetera. E ovviamente dopo un po' le mie unghie hanno iniziato a indebolirsi tantissimo, perché giustamente il semipermanente, anche se vai dall'estetista, anche se vai dal più esperto del mondo, purtroppo le semipermanenti o il gel anche distruggono le unghie. E le mie unghie sono sempre state... sono sempre stata abbastanza fiera delle mie unghie, perché erano sempre molto molto dure, difficili da spezzarsi, le tenevo lunghissime quando ero adolescente perché non mettevo niente sulle unghie, quindi giustamente erano molto più forti rispetto ad adesso. Giustamente col tempo, quando io facevo il semipermanente a casa, sicuramente sono anche meno esperta, quindi giustamente togliendo il semipermanente magari ho cioppato un pochino troppo, quindi diciamo che le mie unghie si sono indebolite un bel po', e poi ovviamente andando anche a vedere, sapete, gli ingredienti degli smalti semipermanenti, queste cose qua, ho detto, ok, non voglio fare l'ipocrita di dire, sì, io voglio evitare tutte le sostanze brutte, voglio fare questo, voglio fare quest'altro, poi intanto semipermanente, che quando aprivo quello smalto, un odore de merda, vi giuro, era orribile, mi soffocavo la vita. Quindi ho detto, bene, è tempo di sbarazzarsi di queste cose. Sono riuscita a vendere, perché gli smalti erano quasi nuovi, la lampada era nuova, era tutto nuovo, ho venduto tutto. Io quando ho comprato la lampada non avevo molti smalti in casa e quegli smalti che ho avuto erano troppo vecchi, quindi ho dovuto buttarli via. Quindi giustamente quando ho venduto la lampada e anche gli smalti sono rimasta con niente, sono rimasta veramente solo con uno smalto tipo quello tipo invisibile, quello che non si vede, insomma il top coat. E avevo detto, vabbè, tanto devo comunque lasciare riposare le unghie. All'inizio erano veramente orribili da vedere, non volevo andare in giro con quelle unghie, però le ho dovute lasciare respirare un po', sono tornate abbastanza alla normalità per fortuna. E sì, ho trovato questo brand che si chiama Sensational Nail The Pons, e sono praticamente 85% di ingredienti naturali ed è un brand cruelty free ed è vegano anche,
quindi non usano niente di animale, e questa cosa è bellissima, e hanno un sacco di colori, hanno tipo circa 20 colori, quindi voglio dire più che abbastanza. Io ho solo due smalti, però forse ne prenderò un altro un po' più chiaro, perché questi sono colori abbastanza scuri. Mi trovo bene, e sì, mi piace, quindi io credo sia stata la decisione più bella della mia vita, onestamente, perché sì, diciamo che era una rottura farmi le unghie semipermanenti, sì, era bello da vedere, perché sì, durava, sì, due settimane non ci pensavi, però comunque quando dovevo togliere lo smalto dovevo usare comunque un accettone molto forte, dovevo grattare un po', avevo bisogno comunque di carta stagnola e dischetti di cotone da imbibare con l'acetone, insomma, si faceva comunque spreco quando dovevo togliere lo smalto e non volevo fare più questa cosa, e invece con questo metto lo smalto e mi sono comprata un acetone in soia, quindi un acetone naturale, e sì, top, adoro. E niente, sì, ho fatto un discorso mega lungo, però sì, ci tenevo a parlare di questa cosa. E io non ho più due creme. Prima avevo la crema da giorno, crema da sera, adesso ho deciso che è una cazzata. Tutto questo è una cazzata, è la società che ci impone questa cosa. Vabbè, niente, queste sono scelte nella vita, però io ho deciso di avere solo una crema nella mia vita, di usare mattina e sera e fine. Questa è una crema della Lush, e ovviamente io la Lush la sostengo molto come azienda, perché è un'azienda che è trasparente su qualsiasi cosa faccia. Sappiamo l'origine degli ingredienti, dove li prendono, so che usano degli ingredienti che magari non dovrebbero, però onestamente trovo che la Lush faccia tantissimo per l'ambiente, io questa cosa l'apprezzo molto, e ci sono pochi brand che fanno così tanto per l'ambiente, quindi onestamente hanno un sacco di collezioni package free, sono poche le cose confezionate, queste addirittura le potete portare indietro, 5 di queste le portate indietro, vi danno una maschera gratis e loro riciclano queste cose, e oltretutto queste 100% riciclabile, hanno un sacco di prodotti vegan, insomma trovo che sia una compagnia bellissima, e so che qualcuno mi ha commentato già le cose sulla Lush, che è merda, roba così, onestamente trovo che ci siano brand ben peggiori, e ovviamente un brand cruelty free, che comunque ha le cose abbastanza naturali, anche un sacco di prodotti vegan, ce ne sono pochi, soprattutto quando si tratta di skincare, quindi io la Lush la sostengo. Questa è una crema per pelli normali, io non ho grandi problemi con la mia pelle, non ho nulla di chissà che, la mia pelle semplicemente durante l'inverno è un pochino secca. Questa è una crema abbastanza leggera, quindi diciamo che l'ho presa per questa stagione un po' più calda, per modo di dire, perché tanto fuori brutto, però diciamo che io in estate non ho grossi problemi, a momenti quasi non metto niente, perché durante l'estate sto bene, però durante l'inverno ho bisogno di più idratazione, quindi magari durante l'inverno la cambierò solo in quel momento per prendere qualcosa di più pesant, però sì, diciamo che mi piace tanto, ed è una crema di 45 grammi, una cosa simile, mi è costata $20 credo, quindi insomma non costa neanche tanto, ed è appunto ha degli ingredienti più che buoni, quindi sì, diciamo che non mi lamento, e trovo che comunque i prodotti della Lush sono veramente validi, e secondo me con la skincare stanno facendo grandi progressi. E a proposito della Lush, visto che ci siamo, questa è la mia maschera, è l'unica maschera che io ho in casa. Una volta mi piaceva tantissimo avere 70.000 maschere, mi compravo, avevo almeno qua 3-4 maschere in casa, e usavo anche tantissimo le maschere, le sheet mask, le maschere tipo quelle monouso, non so come si chiamano in italiano, le maschere di stoffa, sì, non le compro più perché quelle sono uno spreco, sono fatte in cose di plastica, non sono biodegradabili, e niente, sì, sono un grande spreco per una cosa che usa getta, quindi è come dire usare la cannuccia o comprare un takeaway con plastica monouso, sempre quello, sempre il livello è quello. E poi le sheet mask, diciamoci la verità, non fanno niente, cioè è solo boh, una cocco alla fine. E ci sono delle sheet mask che ho trovato qua a Montreal, fatte con la confezione in carta, e la maschera è biodegradabile, quindi alla fine ci sono, solo che costano tanto, quindi in quel momento ti poni la domanda, dici, ma vale davvero la pena che io compri una maschera che costa $10 per metterla una volta sul mio viso e poi buttarla via? No, quindi sì, alla fine pensi che effettivamente non ne valga la pena. Questa appunto è una maschera, è la
crema di menta, una cosa simile, io la trovo bellissima, la adoro tantissimo, non si secca sulla tua pelle e non ti uccide la vita e non rimani tipo con la faccia di marmo, quindi apprezzo molto questa cosa perché avendo la pelle comunque secca, un pochino sensibile, apprezzo questa cosa ed è fatta appunto per le pelli secche, dopo mi lascia la pelle ipermorbida, ti fa anche un pochino di scrub perché c'è dentro tipo, cos'è che c'è dentro? Il pepe? Una cosa simile, cos'è che c'è dentro? Non vorrei dire adesso minchiate. C'è dentro, sì, qualcosa. Non lo so. Bene, c'è dentro qualcosa che mi fa lo scrub, quindi è una cosa 2 in 1, fai maschera e anche scrub ed è bellissima. Poi la prossima cosa, e vi parlerò di questo brand che si chiama The Ordinary, che è un brand canadese ed è bellissimo, cruelty free, e hanno i packaging in vetro, quindi adoro, e costa pure poco, quindi doppiamente adoro, perché insomma, parliamoci chiaro, siamo tutti poveri, vogliamo tutti dei prodotti buoni e che non ci vogliono 70 reni. E niente, questo brand mi piace tantissimo e la prima cosa che avevo provato da loro è la Caffeine Solution, ovvero è fatta proprio per le occhiaie, per le borse, tutte queste cose qua. Allora, quindi qual è la cosa che io non compro più? La cosa che non compro più è la crema occhi, perché io ho un grave problema con il mio contorno occhi. L'unica crema che non mi bruciava la vita era la crema occhi della Kiehl's, quella con l'avocado, era una crema stupenda, però la Kiehl's testa sugli animali. Quindi io vi odio, finché non deciderete di non testare sugli animali non compro più i vostri prodotti. Bene, perfetto, ci siamo chiariti. Però trovo che io usando questo il mio contorno occhi è migliorato tantissimo, non è più così secco come una volta. E poi facevo ovviamente questo durante la giornata e durante la sera mettevo il Marula Oil, che questo olio si può usare per tantissime cose, si può usare sui capelli, ti puoi fare una maschera come la maschera con l'olio di cocco, la puoi mettere sul viso come proprio una crema, come un olio per il viso, la puoi usare per un sacco di cose, io questa la usavo per il contorno occhi, quindi questo lo usavo la mattina, questo lo usavo la sera ed è stata la combo perfetta e niente, adoro, quindi costano anche poco, costano veramente pochissimo, il prodotto più costoso di The Ordinary forse è $14, quindi insomma, quindi sì, sono dei prodotti, questo è solo per i contorno occhi, però il Marula Oil alla fine lo puoi usare per un sacco di cose, un po' come l'olio di cocco, quindi sì, mi sono trovata molto molto bene, non ho bisogno della crema occhi e trovo che il mio contorno occhi sia molto meglio rispetto a prima che usavo una crema occhi. E la prossima cosa è il Rose Hip Seed Oil, cos'è? Un olio di cosa? Alla rosa? Non la mia idea. Di bacche? Può essere? Che grande traduttrice che sono. Allora, questo è un olio che tu puoi usare come semplicemente come olio per la sera. Allora, quando io uso, come vi ho già detto, solo la crema, quindi spesso io al mattino uso solo la crema e poi la sera, se voglio un po' più di idratazione, metto questo olietto come crema per la sera, ok? E trovo che sia magnifico, sia un buon sostituto per il Midnight Recovery della Kiehl's, che è un prodotto che io ho amato alla follia, però appunto non voglio più supportare brand che testano sugli animali, quindi finché non smetteranno di testare non comprerò i loro prodotti, anche se sono magnifici. E questo olio ovviamente lo trovo anche superiore a quello, e sì, costa anche tipo 3 volte di meno, quindi sì, direi che ci siamo. E niente, quindi questa cosa io la uso quando veramente sento di aver bisogno di tanta tanta idratazione, o comunque lo uso magari 2 volte a settimana, giusto per ridare un po' di idratation alla povera pelle. E mi trovo molto molto bene, quindi diciamo che The Ordinary è un brand che consiglio veramente a tutti. Bene, allora, fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste cose che vi ho parlato sia in questo video sia nell'altro. Fatemi sapere se per caso anche voi magari avete deciso di smettere di comprare certe cose, o se avete trovato dei sostituti dalle cose, e insomma, raccontatemi qualcosa. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!